Oggi vi raccontiamo la storia di Turandot, vi racconteremo la storia di questa principessa. Buonasera spettatrici e spettatori, di questa storia saremo i narratori. Non portiamo oro, incenso e mirra, ma musica, storie e magari una birra. È una storia di sangue, amore e di libertà, ma tranquilli, si ride anche a sazietà. È maestosa la città proibita, è incredibile, ma da un po' di tempo è tutto cambiato. E sì, perché dovete sapere che all'epoca, a Pechino, vi era un editto. Chiunque volesse sposare la principessa Turandot doveva superare i suoi 3 enigmi. Ma se falliva, la pena era la decapitazione. Oggi il principe di Persia ha perso. Ma questa non la capisce mai nessuno? Dobbiamo tagliarla, Stefano, dobbiamo tagliarla. E finalmente compare lei. Turandot, che guarda la folla con gli occhi di ghiaccio. Voglio un'atmosfera da festa. Patronale! Dai, tutti insieme, vai col battito, vai! E vai, Maria Luisa! E voglio poi i venditori ambulanti di zucchero affilato! È facilissimo. La risposta è la speranza. Turandot è infastidita. Odio ammetterlo, ma quello straniero è intelligente. Ma questo è il primo enigma, il più semplice. Nessun dorma in Pechino, pena la morte. Il nome dello straniero deve essere rivelato al mattino. Questa è la voce che rimbalza. Ma Calaf? Dov'è Calaf? Basta segreti, principessa, il mio nome è Calaf! Turandot sente un fuoco esploderle nel petto, conosce il nome del principe straniero, il sole non è ancora sorto del tutto, può ancora vincere. Vabbè, quindi se a voi va bene, io propongo un finale alternativo. E facciamo il finale alternativo, dai! Vai con l'epilogo! Di Turandot e Calaf vi abbiamo raccontato un amore grande, ma per noi hanno divorziato. Calaf nella bella Persia è subito tornato, cerca ancora l'amore, pare che Tinder abbia scaricato. Turandot governa con forza tutta la Cina, ha dimostrato che non serve sposarsi per essere re.